Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e appunto prima di iniziare volevo augurarvi comunque ancora delle buone vacanze, visto che Natale è passato, però c'è ancora Capodanno, c'è ancora la Befana e quindi siamo in tema di vacanze. E volevo salutare una ragazza che mi ha detto se posso salutarla, quindi perché no, che si chiama Giara Cortesi. Un bacio a te, ciao! Niente, questo qua è appunto il video sui miei regali di Natale. Non sono tutti, certi mancano ancora e sono in posta perché il postino ha avuto un malore da 2 settimane o tre, è sparito e quindi ho tutte le mie cose là in posta. Infatti vorrei anche andare a spedire i regali di Natale anch'io, però vabbè, aspetterò e inizio a farvi vedere quello che ho qui, che mi è già stato dato. Allora, partiamo. Un mio amico mi ha regalato questo set qui della TVTB preso da Marino, che mi ha fatto sorridere perché TVTB ti voglio tanto bene, no? Quindi era già carina la scatola, che contiene un profumo e un latte corpo e ha un profumo di zucchero filato, quindi mi piace tantissimo. E già l'ho usato, però non lo utilizzo subito perché ho tante cose da finire. E sempre lo stesso mio amico mi ha regalato una palettina della Marino. È carinissima perché è fatta così ed è un'agenda, quindi voi aprite, cioè a me sembrava un'agenda vera, invece era una palette. Appunto una palette che ha ombretti, un blush, un rossetto, ok. Molto carina, devo ancora provarla, però è carina come idea. Poi un mio amico Max, che guarda i miei video, il mio migliore amico, ciao Max, mi ha regalato con immensa gioia, perché mi serviva, la piastra. Mi ha preso la Remington, questa è la Ceramic 215. Già provata, infatti si vede che i miei capelli sono belli piastrati. Sono tornata alla piastra. Mi si stavo disintossicando, però me l'ha regalata, quindi usiamola, no? È buonissima e ti ringrazio tantissimo perché mi serviva e tu lo sapevi. Poi, le mie due amiche, Claudia e Silvia, che anche lei guarda i miei video, un bacio a tutte e due, mi hanno regalato delle saponette, ma sono saponette buonissime perché ne ho presa la fiera dell'artigianato e sono profumate. Questo è il fico, è buonissimo. Questo è insieme al limone e questa al lampone. Sono tutte e tre buonissime. Infatti stavo aspettando di utilizzarle per fare il video, ma adesso andrò a farmi la doccia con queste. E sono buonissime. Quando me le ha date, lei eravamo in cenone, io ho scartato questo pacco e ho passato minimo 2 ore ad annusare le saponette, e lo faccio anche adesso, fino a quando sono tornata a casa. Troppo buone. Adesso le sposto perché andavo avanti ad annusarle fino alla fine del video, no, anche fino a stasera. Poi mio fratello Christian è arrivato con questa borsettina di Chanel. Pazzo, pazzo, e mi ha regalato uno smalto della Chanel che indosso già, che è il Tabù, bellissimo, particolarissimo. Ed è il Tabù che è un viola con, non vedete niente, io ci provo ma non vedete niente, è un viola con delle perlescenze rosse, oro, blu, è bellissimo, particolarissimo. Ed è il mio primo smalto Chanel, anzi è il mio terzo prodotto Chanel, perché ho il mascara, il rossetto e lo smalto. E mi si è suicidato la scatoletta, ma vabbè. E lo smalto e mi piace tantissimo. Dicono che la durata non sia delle migliori, io ce l'ho su da 2 giorni, è abbastanza buona, cioè mi si è ancora sbeccato. A parte sul pollice, ma perché io mi rosicchio le dita, quindi è normale. Poi, la mia amica Alessia mi ha regalato questo set qui di Debbie, che è il Party Kit Violet Kiss, appunto quello viola, perché c'era dentro un rossetto viola che assomiglia tantissimo all'Heroin di MAC, che a me piaceva tantissimo. L'avevo provato, cioè lo provo, lo uso sempre quando c'è la mia amica Bea. Ciao Bea, un bacio anche a te. Però è di un'edizione limitata, quindi non lo trovo più. E vi faccio vedere cosa c'è dentro. C'è uno smalto sempre particolarissimo, viola con tutti dei riflessi strani, che è il 190. Ecco il rossetto, che è il 37 Purple Vertigo, che ha questo viola qui. Bellissimo. Non so se riuscite a vederlo. Non so dove metterlo. Ha un profumo di tipo limone, arancia, o
qualcosa di agrumato. E devo dire una cosa, io avevo provato i russetti Dabby appena erano stati inventati, i russetti Dabby, qualche anno fa, e non mi era piaciuto per niente. Questo deve essere il Kiss My Lips 2, perché la formulazione è decisamente migliore. L'ho messo ieri sera, dura tanto. Sulle labbra è confortevole, non fa agrumi, mentre quelli vecchi a me non piacevano. Quindi, appena l'ho visto, sono stata un po' perplessa. L'ho provato, mi piace tantissimo. Quindi, niente. Poi sono idee carine queste qui, perché comunque sono tutte cose, a parte la piastra, lo smalto Chanel, le saponette, la palettina, questo, sono cose che secondo me non costano neanche tantissimo. Beh, le saponette forse sì, perché sono artigianali. Però sono regali carini. Diciamo che quest'anno mi è piaciuto tutto quello che mi è stato regalato. Devo ancora aprire dei regali che sono appunto ancora in posta. Lunedì vado io a ritirarli se non mi arrivano loro, perché li vorrei anche vedere. Poi, mia nonna mi ha regalato due palette. Una è la Naked Basic, bellissima. Non spendo troppe parole perché, cioè, voglio dire, la conoscono tutti, ve la faccio vedere, però. Aia! Eccola. Praticamente sono tutti matte tranne Venus, che è un po' sì, immersatinato. La vedete? La Naked Basic. Allora, vi dico soltanto che da quando mi è stata regalata ho utilizzato solo e sempre questa, perché è bellissima, perché diciamo che non perdete tempo, perché allora, se io faccio uno smokey eyes con altri ombretti devo fare prima gli occhi e poi la base. Se io faccio uno smokey eyes, chiudi la porta. Chiudi la porta. Io faccio uno smokey eyes, non mi viene da ridere perché c'è mia sorella che salta sui letti. Con questa palette qui, mi viene da ridere, dai. Potete spararvi tantissimo. No, dai, Chiara, veramente. Esci. Potete buttarvi proprio davvero, buttarvi 40 tonnellate di nero sull'occhio, che non cadrà mai qua sotto. Quindi potete fare prima la base, come è giusto che sia, senza avere troppi problemi di fallout, e poi fare gli occhi normalmente, anche se li andate ad appesantire tanto. Per questo mi piace. E poi sempre mia nonna mi ha regalato palette consigliata la mia della Cinecittà Makeup dei Fard. Buonissimi, li ho già provati anche questi, a me piacciono tantissimo. Poi la mia mamma mi ha regalato tante cose. Molte non sono ancora arrivate, appunto sono in posta. Altre, una cialdina di MAC che sarebbe da mettere in una delle palette che è in posta, che si chiama Plumage, è un verde bottiglia molto bello, che ho utilizzato nel tutorial Glitter, il primo che ho fatto. Bellissimo. Non scrive tanto però, devo dire la verità. Poi mi ha regalato il rossetto Creme de Nude, questo qui. Poi mi ha preso la palette dei correttori sempre della Cinecittà Makeup, ottimi anche questi, già provati, anche se devo dire che mi piace di più quella di Fard, ma perché in questo periodo sono in fissa con i Fard, non per altro, quindi ottimi anche questi. E adesso li accantonerò un po', li utilizzerò soltanto per lavorare per scuola, perché mi scoccia farli fuori. Carolina, una mia amica, mi ha regalato dei guanti bellissimi, perché sono fighissimi, cioè. Scusate, sono fatti così e quindi li potete tenere su anche tutto il giorno, che non dà un fastidio. E io sono freddolosa, quindi regalo azzeccato. E sono bianchi con questa fantasia tipo a fiocco di neve nero. Belli, belli. Regalo di mia sorella Chiara, che mi ha fatto dei maglioni 1, 2, che sono quello bianco, questo qua, giusto? Ecco, anche lei. Vuoi venire a fargli vedere tu? No, è timida. Non è vero, però sta ridendo come un idiota. Oh, mi fai ridere, ripigliati. Allora, mi ha regalato la Tally Weigh un maglioncino così, che ha dentro, è molto bello perché ha dentro l'argento, impercettibile però, quindi è molto luminoso, con il segno della pace, giusto? Qua. Non mi viene molto di segno. Non mi guardare con quella. Lei mi guarda e ride, mi viene da ridere, perché se uno mi guarda e ride come un ebeta, mi viene da ridere. Infatti a scuola io venivo sempre sgamata perché tutti ridevano, il prof si girava, io andavo avanti a ridere per i cazzi miei e tutti fermi. Io non riesco a smettere di ridere quando uno ride, quindi ero sempre sgamata e sempre insultata. E poi mi ha regalato un altro maglioncino molto bello, che questo qui l'avevo scelto io, ma non sapendolo.
cioè inconsciamente, perché io ero andata lì da Telly Whale, ho visto questo maglioncino, mia mamma l'ha comprato da parte di mia sorella. Mia mamma mi ha detto di cercare una sciarpa e me l'ha pagato. Io non me ne sono neanche accorta. Comunque, è un maglioncino bianco, però non è solo bianco perché ha dentro dei fili neri e rosa. Non si vedrà niente, però è molto bello. Sempre la Telly. Questi non so se li trovate ancora, tu lo sai? Si trovano ancora? Puoi parlare! Tu lo sai? Vabbè, mia mamma e mio papà ancora mi hanno regalato altri due cavi, poi i regali sono finiti, a parte due cassettini qui dietro che mi ha regalato mia mamma, però li ho già riempiti, quindi non posso tirarli fuori, aiuto. Poi no, manca qualcosa, ma mi sa che non è ancora arrivato, o l'ho perso in giro. Allora, mi hanno regalato questo body qui per Capodanno, che è sempre di Teddy Whale, perché io ormai vivo o da Teddy Whale, o da Tezenius, o da nessun'altra parte, da Bershka, top. Però se compro, compro da Telly perché è l'unico negozio decente che ho vicino casa. Ed è fatto così. Nero con dei fili oro che segnano una rosa. E dietro è fatto così. Cioè c'ha lo spacco qua aperto. Vedrò un po' come abbinarlo perché non posso andare in giro solo con questo. Ma dai, un body. Che intelligenza. E poi mi hanno regalato un maglioncino che ho sempre scelto io, sempre inconsciamente, non sapendolo. E questo qui, questo che è fatto così, è morbidosissimo, tutto spelucchioso come quelli che si usano quest'anno, però anche le rientranze oro. Devo dire che nero così, con rientranze oro mi piace di più, perché secondo me è tutto nero, spelucioso, un po' pacchiano, tamarro, e tutto bianco sembra un po' una palla di pelo. No. Sì, lo dice anche mia sorella facendo così. Puoi parlare, saluta. Fa così, cioè, secondo te ti vedono? Vabbè. E quindi niente, gli altri regali ve li farò vedere sicuramente nei prossimi video. Non so se fare il video regali parte 2 o se dipende quanti sono. O se fare durante un video vi faccio vedere gli ultimi regali. Io ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto i regali, anche quelli che non mi sono ancora arrivati, ma arriveranno. Vado a prendermeli lunedì perché mi sono rotta. E spedirò i vostri appena la posta sarà disponibile. Già questa cosa mi fa un po' incazzare. E vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, spero presto. Ciao!